Salve a tutti ragazzi, ancora una volta, bentornati sul canale di Non Trip, bentornati in un nuovo episodio di Tavern Master. Siamo ancora qui ragazzi con Tavern Master per continuare la nostra avventura sulla nostra taverna medievale. E per il momento direi che stiamo in mezzo a una giornata di puro lavoro. Però adesso questi se ne vanno arrabbiati, quindi non lo so raga, secondo me conviene fare intrattenere un po' di più sta gente perché... Mettiamone tre di questi, perché sennò se ne vanno arrabbiati, capite? La mia reputazione scende, non voglio che la reputazione scenda. Qualcosa abbiamo guadagnato stavolta, no? Quindi va bene. Allora, diciamo che la cosa principale sarebbe... A parte che questa va skillata, scusate. Vai. E poi velocità senza trasportare nulla. Io direi che facciamo una velocità trasportando, quindi essere pro trasportando. Va bene. E qua sono tutti felici, sì. Sì, sono tutti felici. Allora, guarda, alla guardia, ma tanto perché no, ci mettiamo anche, guarda, una spada più decente, secondo me. Ma sì, dai. La nostra guardia con la spadona migliorata. Buttiamoli un po' di sti soldi per la nostra guardia. Allora, dobbiamo, stavo dicendo, vedete, avere 30 clienti gold. Come fare per avere 30 clienti gold? Basterebbe, secondo me, riuscire a rimodernizzare un po' la taverna, riuscire a aumentare questo livello prestigio per far venire gente di una classe superiore, diciamo, hai capito? Un livello superiore, cioè. Più noi aumentiamo il livello prestigio, più clienti, diciamo, rari arrivano. Qui con i soldi, ricconi, praticamente. E, come fare per farlo? Niente, bisogna aggiungere decorazioni, bisogna fare una taverna fatta bene, cioè bella. Allora, per farlo, io direi, beh, intanto, ragazzi, possiamo cominciare dal costruire qualche finestra. Perché secondo me qui una finestra ci sta, ma di brutto, brutto, brutto. Poi qua una finestra ci sta, anche se c'è il quadro sopra, però è simmetrica con l'altra, quindi vediamo. Qua la finestra qua ce la buttiamo e secondo me, io proverei a mettere una finestra qua sul tavolo degli avventurieri e una finestra per la cucina. Perché... Diciamo che un paio, va. Cucina un paio di finestre. Secondo me possono andare anche bene. Poi qui le finestre, non lo so, perché qui è un po' un problema, perché ci fanno le scale. Poi ci penseremo lì. Comunque, finestre messe. Adesso, per adesso, dobbiamo fare... Allora, intanto i muri. Scusatemi, i muri. La struttura del muro... Questo è un cazzo di casino. Ah, è gratis. Ok. Ah, legno no. Legno è... No. 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 Forse è l'unica che è proprio questa. No. Fa veramente cagare. Veramente... Cioè, non ce n'è una bella. In realtà non ce n'è una bella. Forse questa qua con legno e pietra. Fammi vedere, ma... Insomma. È troppo scura. Cioè, la migliore è quella di base. Pure anche così, tutto in muratura. Vabbè, facciamola così, dai. Tutto in muratura, facciamola così e poi io... Vediamo. E forse la migliore è proprio l'inizio, cioè quella dell'inizio. Strano. E non vorrei... Ok. Abbiamo fatto tutto. Anche d'esterno si può fare? Sì. In esterno, ma lasciamola così in esterno, raga. Vabbè, anche se possiamo mettere questa qua con tutto il muro esterno, vedi? Sì, possiamo fare anche così. Dai, il muro esterno ci sta. Tutto in muratura. E questo invece? Oh, va, solo per la porta ti metto il legno sopra. Un po' schifo, vero? Ok, a posto. Un piano è fatto, almeno a livello di muri. Qua non mi piace. Andiamo così, va.
Ecco, lasciamo la porta questa qua di bianca con le due strisce. Dai, sì. La finestra invece? No. Va bene così, dai. Un po' cupo, eh. Però, dai, all'interno però viene bene. All'interno viene bene con il legno così, con le piastrelle qua. Sì, all'interno mi piace. Poi, seconda cosa, le decorazioni. Quelle costano un botto, però, come cazzo facciamo? Se noi decoriamo... Vediamo un po', anche perché non ce ne sono tante, l'unica sono le piantine. Le piantine, beh, però, cioè, sinceramente, possiamo mettere delle tende alle finestre. Queste ci vogliono per forza. Il quadro lì va spostato, però, eh. Almeno aumentiamo un po' il prestigio con le tende. E cucino le tende, che se ne frega, però, vabbè. Momento, raga, devo spostare sto quadro. Che non va assolutamente bene. Quadro qua. Qua ci devo mettere la tenda, mi spiace. Decorazioni. Tenda. Vai con la tenda. Perfetto. E la mettiamo in rossa perché comunque sono tutte rosse. Ok. Tac. Tenda rossa. Tenda rossa. Rossa rossa. Ecco, sono tutte rosse quindi per forza. Poi. Qualche quadro. Io qua ci metterei qualche quadro, però non so se... Guarda, ci metterei anche questo. Quanto costa? Costa tutto quello che abbiamo, in pratica. Però ho la roba da marinaio. È un problema, cazzo. Un casino assurdo qua. Vabbè, dai. Guarda. Solo perché sei tu, eh. Vabbè, dai. Mettiamocelo. Abbiamo speso praticamente tutto il nostro prestigio, però è salito di 500 punti. Il che non è male. 500 punti, secondo me, può essere un'ottima soluzione. Ma madonna. Ok, arrivano più musicisti. E vabbè, allora voi. Voi, andate a prendermi sta roba, per favore. Ok. Oh, riuscite ad andare a pescare una volta nella vostra vita o devo... No, ancora no. Fagiolini. Fagiolini, sì. Funghetti. Vabbè, mettiamo il formaggio per adesso. 20, 19, 20, 20, 20 e 20. Sì. No! Vabbè, la facciamo dopo quando abbiamo i soldi, eh. Quanti clienti arrivano? 171 al giorno? Vabbè, abbiamo decorato, ragazzi, cioè... 171 al giorno sono un botto. Noi possiamo ospitare 130. Quindi possiamo alzare anche i prezzi. Direi di sì. Oh cazzo, no. Scherzavo. Alzi i prezzi e vengono 45. Cos'è questa storia? No. Scherzavo. Va bene. Allora, a sto punto... Qui non è male. Per adesso. Diciamo che organizzare un evento. Un evento potrebbe starci l'anniversario del lavoro oppure anche l'incontro del boia, visto che abbiamo tanti funghi. E poi li andiamo a prendere, sti funghi, dai. Facciamo così. Facciamo un altro incontro del boia e poi i funghi li andiamo a prendere. Vai. Ecco. Vai. E purtroppo, proviamo a vedere anche il formaggio. Il formaggio, sì. Dai, quanto sei? 257, vai a prendermi anche un po' di formaggio e tu stai a posto. Molto bene, per la ricerca cosa abbiamo qua? Ok, arrivare a 152 clienti al giorno, fatto. Per salire un livello, fatto. Ah, vabbè, questo è impossibile, cioè, cazzo. Quando cacchio lo faccio io sta roba? Servire 50 clienti gold. Porca miseria, con l'altro lo facciamo invece in auto. Matix. Comunque le cameriere... Mano a mano che skilleranno, arriveranno al punto anche di servir tutti. Questi adesso tendono un po' di più, quindi non si incazzano, vero, giusto? Si incazzano più perché con l'attesa più lunga... Vediamo un po'. Due royal abbiamo... Cioè, due gold abbiamo servito. Occupazione media 87,7, quindi c'è qualcosa che non va, vedi? C'è qualcosa che non va. Ah, merda. Clienti arrabbiati? Non se ne sono andati, però io non riesco a servirli tutti. Quello è il fatto. Non riesco a servirli tutti.
Quindi, altra cameriera, cacchio. E che devo fare? Allora. Nessuna che valga la pena assumere, secondo me. No. No, 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 no. Cazzo, la velocità di camminata non diminuisce quando si trasporta qualcosa. Buono questo, Sto Gale. No, cameriere, ragazzi, devo aspettare un altro giorno perché... No. Cioè, non ci sono quelle che portano tanta roba. Mi servono... Vabbè, che adesso comunque abbiamo l'evento, quindi... Tranquillamente. Dovremmo farcela, eh. Tanto ne dobbiamo servire solo 65, cacchio. Ok. Sono stati serviti. In realtà potremmo provare ad assumere un altro cuoco. Ah, non c'è più quello di prima, ovviamente. Per ogni portata principale, per ogni dessert. E devo andare a vedere il nostro cuoco. Guadagna esperienza 2 volte più velocemente. Ok. Allora, noi abbiamo... qua va ragionata. Piatti principali dolci. Ecco, mi serve qualcuno che guadagna di più se fa dolci. Quindi... Andiamo ad assumere un altro cuoco. E gli diciamo che mi serve il bonus per i dessert. Eccolo qua. Perfetto, vai. Sei tu, assunto. Arrivi? Allora, chi sei? Tu mi prepari solo... Cioè, la priorità ce l'hai. Ai dolci. Esatto. Speriamo che funzioni sta cosa. Ok. Sì. Così va bene. E tu, invece, i dolci, no, al contrario. Devi fare le altre due. Va bene, no? Facciamo un problema così. Vabbè, questi qua sono... Avere una media di 0,9 stelle per cibo, vabbè. Ok, arrivare a 176 clienti al giorno lo facciamo subito. Ok. Qua, per arrivare a tot, dobbiamo cambiare i prezzi. Diminuire i prezzi. Ah no, che cazzo, durante l'evento non puoi. Vabbè, sto cazzo. Poi ci arriviamo a tot clienti al giorno. Zuppe. Vai. Voi potete anche andare a prendere, che ne so, dell'altro formaggio. Potete vedere dell'altro formaggio. Adesso, vai. Questo no. Il prosciutto no. Che schifo però, eh. Siete veramente dei barboni. Vabbè, senti, tanto fallite. Ok, un po' abbiamo guadagnato, però secondo me la spesa non vale la resa. E proviamo a vedere con il prossimo giorno se la gestione adesso così funziona con il doppio cuoco, perché probabilmente dobbiamo valutare qui. Allora, il barista Hugo ha iniziato a versare il drink. Il barista ha messo il drink sul bancone. Ok, la cameriera Bren è arrivata dopo tot. Ha preso il drink per servirlo e il cliente se n'è andato arrabbiato per aver aspettato più di 210 secondi. Ok, quindi il problema sta nel barista. Vabbè, ma il barista più di così non è che ci posso fare chissà che. È la cameriera che mi deve pedalare.
Il barista, comunque è tutto il barista, vedete, il barista, il barista, il barista. Poi arriva la cameriera, però arriva dopo un tot e sono le cameriere che sono lente. Aspettate il barista Hugo, ok. Mamma mia, e qua vedi, è per forza, qua gli ha versato il drink a 161 secondi da quando l'ha ordinato. Poi dopo l'ha messo subito sul balcone, la cameriera è arrivata immediatamente, però porca miseria, il barista come faccio ad accelerarlo? Quello è il fatto. Cioè, posso assumerne un altro? Non credo. Cioè, due baristi non ha senso sta cosa. No, scusa, qua. Eh no, non posso assumere due baristi. Questa roba? Ah, carina. Non posso, non posso, non posso, non posso assolutamente. Assumere più baristi. Cioè, e nemmeno velocizzarlo, tu, eh. Porca miseria. La velocità è quella. Trasporta 6 bevande, versa bevande. Facciamo così. Lo facciamo più veloce. Allora, le bevande le devi trasportare. Boh, trasporta 6 bevande. Tocca andare a assumere un barista che trasporta più bevande. E non c'è. Vabbè, proviamo così e vediamo come va. Vediamo come va. Ma per fare questa ricerca qua, come dicevo prima, si fa così, ovviamente, quindi cambiamo i prezzi, li diminuiamo un attimo, perfetto, li aumentiamo, ok. Tanto noi l'obiettivo l'abbiamo fatto. Ok. E 4 stelle con qualsiasi cibo è un problema, eh. Perché è l'unico che potrei provare a andare a prendere è il pane. Ma il pane... Scusa, cosa ci vuole per la festa del boia, visto che è abbastanza, eh? No, dov'è? Dov'è? Ok. Allora, il boia vuole i funghi. Ok, mi servono i fagiolini per fare la celebrazione della battaglia. Alle per 10. Fantastica sta cosa. Me ne vengono 40 di sti. Grandissimo. Facciamo la festa. Me ne vengono già 40 dorati. Ok. E il pane non arriva a 4 stelle. Che cazzo. Vabbè. Il pane non lo ordina più nessuno. Formaggio, vabbè. Mi sembrano i fagiolini. Fagiolini, fagiolini, fagiolini. Dai. Dai, avventurieri. Andatemi a prendere le fragole. Grandissimi. Perfetto. Ok, la media ce l'abbiamo avuta. Molto bene. Qualcuno ha skillato, Edwin ha skillato. Ah, è il cuoco. Cristo, proprio adesso. Va bene. What? Perché a livello massimo è diventato un pro sulle zuppe questo? Va bene, non me ne frega niente, però io voglio la velocità. Mi spiace. È arrivato a livello 10. Avete visto che probabilmente è diventato elite. Che ne so. Chi è questo qua? Bastianic. È lui. Infatti i cuochi, ragazzi, sono tutti uguali. Cioè, non è che... Vedi? La figurina è la stessa, quindi non è che posso... Magari che assomiglia di più a Cannavacciuolo, però, insomma. Poi lo metteremo. Magari l'altro lo chiamiamo così. Allora... qua abbiamo guadagnato abbastanza. Andiamo a vedere il resoconto. Nessuno se n'è andato arrabbiato. E tutti sono stati o serviti oppure il tempo non gli è sceso in modo da... non lo so. Non ho visto, cacchio.
Vabbè, però pesce arrosto, non lo so, facciamo un altro giorno, chi se ne frega, ragazzi, perché devo vedere se effettivamente vengono serviti tutti oppure no. Camerieri, ne abbiamo 5. Cioè, abbiamo 5 cameriere. Cioè, una sesta mi sembra un po' troppo forzata come cosa, no? Cioè, capisco che ci serve perché comunque metteremo altri tavoli. Però non so, una sesta cameriera. Cioè, veramente, secondo me è troppo. Non ci sono quelle che trasportano più bevande contemporaneamente, quello è il fatto. 4, 5, 5, 5. Cinque, otto, cinque, otto, sette. Serve qualche cameriera da otto. Oh, due cuochi stanno macinando. Adesso bisogna vedere se la gente riesce a portarli qua. Ma vediamo, abbiamo due clienti royal. Intanto abbiamo fatto stufato i piselli, avete visto? Andare a mettere gli avventurieri. Fagiolini, avventurieri. Fagiolini, fagiolini. Vai. Ah, scusate che intanto raccolgo sta roba. Ok. Cominciano. Questo comincia a vedere a spazientirsi. Questo non viene servito. Questo è probabile che non venga servito. Invece è venuto servito. Questo... mi sembra più scarso anche questa, mi sembra. Quella più... poi ne arrivano altri, però... Non so se ce la fanno, eh. Però gliel'ha portata. Questi qua ancora sono a secco. Ancora sono a secco. Però finisce la giornata e se ne vanno, vedete. Questo non viene servito per niente. Non ce la fanno, ok, non ce la fanno. Non ce la fanno le cameriere a portargli la roba. Guarda qua, cioè, è pieno il bancone. Cioè, il barista il suo lo fa. Qua ha riempito tutto il bancone, sono loro che non lo portano via. Mannaggia. Guarda quanta roba sul bancone. Andate a cagare. Allora, niente, per forza di cose devo assumere un'altra. Che palle. Va bene, assumo Alice. Vabbè, sti cazzi, assumo Alice. Non cambia un cacchio, guadagna esperienza due volte più velocemente. Uno di mancia per ogni drink servito. Vai. Oddio, chi era? Lei? Ok. Rosalind. Da. Confirmo. Rosalinda. trasporta 5 bevande, va bene. Ottiene uno di mancia per ogni drink servito. Va bene. Allora, dobbiamo fare così. Questo no. Questo a bomba. Questo a bomba. Questo a bomba. Vabbè, dai, facciamo anche un po' di consigli. Senza trasportare nulla, ha detto, non hai detto in fretta. Ok. Bevande, pulizia. La pulizia no. Servizio in camera no. Devi portare solo la roba. Non sta a pulire niente, per carità. Ok. Abbiamo skillato anche questa. Oh, mamma mia, che palle. Dai, tanto quello c'ha la daga. Ok, c'ha lo spadone. Ah, cazzo, adesso questo è l'evento, però. E non riusciamo a vederlo nell'evento. Vabbè, ci facciamo l'evento e poi... 1000, vedi? Cristo. Madonna. La ricerca qua se va. Ok, abbiamo fatto tutto il nuovo piano adesso, vero? Il nuovo piano dovrebbe essere stato a posto. Ma quando fa pip, noi stoppiamo e mettiamo subito sotto in coda l'altra, perché sennò spreco un po' di questi clienti che secondo me pagano anche abbastanza bene.
Fantasy Tavern una volta fatto. Abbiamo il ritratto dei coniugi. Oh, guarda che roba. Arolf. Arolfini. Arolf. E qua che non stanno minimamente lavorando. Vabbè, qua gli è arrivata un'ordinazione. Lui sta preparando la presa. E più che altro è il bar che lavora. Vabbè, adesso mi sembra che però la roba gliela portino via, eh. È che sono solo 40 clienti, quindi. Ok, non aspetteranno per la minima ceppa questi, giusto? Che non possono aspettare. Eh no, scusami, eh. Perfetto, sì sì, no, vengono serviti tutti egregiamente. Il problema è quando abbiamo il pienone. Quando abbiamo il pienone non riusciamo a starci dietro. E come facciamo per risolvere sta cosa? Quello è il problema. E quelli se ne vanno arrabbiati. Ah, il resoconto non l'abbiamo visto. Scusa? 4 se ne sono andati arrabbiati. Il barista Ugo ha iniziato a versare il drink. Sì, ma a 100 secondi è iniziato. Cazzo! Vedi, se no ce li mangiavamo questi. Ugo è skillato. Grandissimo. Chi è Ugo? Il barista. Sarà il barista sicuramente. Vabbè, verso delle bevande più in fretta, per favore. E Ugo così è. Il barista, non so, è un barista famoso. Io non mi viene in mente un barista famoso chi è. Un barista famoso. No, lui è il barista. Lui è il porcaro. Cioè, è sua la locanda. Che cacchio. Dobbiamo servire uno. E che cavolo. Ok, 135 della cera e l'olio per le... Vabbè. 150 musicisti, gli stipendi ci costano un botto. Ho guadagnato un bel po', dai. Almeno questo giorno. Allora, il problema, ragazzi, adesso che... ci salutiamo qua. Facciamo un altro giorno, ma ci salutiamo, vedrete, prima che finisca. Perché qui... la gestione sta diventando abbastanza complicata. Le nostre cameriere fanno fatica... a star dietro tutti e purtroppo, vabbè, questo è quanto, cioè. Che schifo, però. Siamo per forza 3. Fragoline? Amiche, ciao. Allora. 4.000 monete stiamo guadagnando abbastanza bene. Tra l'altro gli incendi ho visto che stanno cominciando a non esserci, quindi va bene, perfetto. Gli incendi non ci sono, per noi va benissimo. Qua abbiamo servire solo dolci per tutto il giorno, ciao. Mancano qualche cliente royal, che tra l'altro non vedo nella nostra taverna, però boh, ci penseremo. E va bene ragazzi, allora a questo punto io con Tavern Master vi saluto qui. Noi ci vediamo alla prossima, ricordate di lasciare like, commenti, condivisione qua sotto e iscrivetevi al canale. Insomma, se siete iscritti, importantissimo, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!